Allora, uomo di 17 anni, in prima media non avevo ancora ben chiara la differenza fra crisere e clitoride. Un giorno non cagavo da 4 giorni, disse la mia mamma. Bella ragazzi, bentornati sul canale di Cronas. Siamo tornati oggi con un nuovissimo video, bello sfornato, ed è il primo a cui io partecipo, perché l'altra volta con Dread non c'ero, nemmeno sul canale suo, purtroppo, perché ho avuto un disguido, e uno di voi lo sa perché mi ha anche incontrato a quel disguido. Era un concerto, si sente molto metallaro. Eh sì, perché c'hai i capelli per farlo. Sì, vabbè. E niente, non vi interessa un cazzo di quello che in realtà ho da dire. E partiamo subito col video su In Segreto. Questa sarà subito 695 più. Ok, quindi fra poco compirò 16 anni. Ho detto ai miei genitori che non voglio fare una festa perché non ne ho voglia e la ritengo una perdita di tempo. In realtà non la farò perché so che non verrebbe nessuno. No, vabbè, porra. No. Uomo di 19 anni. Un giorno mi son pisciato addosso. Mi son pisciato addosso. Così non avendo roba di ricambio. Mia zia fu costretta. Così non avendo roba di ricambio, mia zia fu costretta a mettermi un tutù credendomi un ballerino. Mi mise a ballare sbattendo un occhio. Ho la cicatrice. Ma come cazzo scrive questo? Ma c'è? Cioè, ho dovuto cambiare intonazione 40 volte. Mi giustifico dicendo che avevo 3 anni, ok, però comunque non è cambiato molto il linguaggio, la grammatica da quando c'hai 3 anni, cioè. Sì, senza un impara a scrivere. Ieri in classe mi sono fatto un ditalino con una penna. Immaginate la mia espressione quando la prof mi ha chiamato alla lavagna per risolvere un esercizio con la penna ancora nelle mutande. Vabbè, no, comunque sono menti malate. Non è una cosa normale. Sono menti contorte. Qualche sera fa ho visto, uomo di 17 anni, il film Non avere paura del buio. Una vera merda. La stessa sera però sono uscito e ho fumato un po' troppo. Fatto sta che mi sono fatto la strada per tornare a casa correndo più veloce di Bolt. Una paura fottuta di essere mangiato dai domini dei denti e con in mano un legnetto che mi infondeva sicurezza. Ma sicuro che sono fumato, cioè, porco due, oh. Sono sterile, completamente sterile. Ho fatto esami su esami, ma mi hanno detto che è impossibile che abbia figli. Ebbene, ne ho addirittura due e mia moglie afferma continuamente con orgoglio quanto somigliano a me. Cosa peraltro non vera. So per certo che non sono miei, ma non so perché continuo a non dirlo a mia moglie. Sei un bel coglione, eh. Soprattutto i tuoi figli ti chiamano papà, ma tu non sei il papà. Soprattutto la moglie è un po' deficiente. Sì, abbastanza. Ma sono uguali a te, incredibile. Uno è nero, magari il papà è bianco. Però vabbè, geniale. Uomo di 27 anni. Sei un genio. E sei un genio, chiunque tu sia. Faccio il barman in un'utente discoteca. Mi diverto troppo a sostituire gli alcolici con crodini e altri drink analcolici per vedere le reazioni delle sedicenni che fanno finta di essere sbronzi. Mamma mia. Mi ricorda un giorno. Una volta noi abbiamo fatto una cosa simile alle nostre amiche. Che in pratica io stavo girando una canna che in realtà non era una canna, c'era solo tabacco. E io ho detto a loro che fosse una canna. E allora è stato bello vedere loro che facevano: oddio, sto sentito troppo fiero. Ma a me lascia perdere, mi gira la testa, non puoi capire. E tutto questo avevamo tipo 14 anni, stavamo in secondo liceo. Quindi sì, sono passati tanti anni. Tanti, tanti. Però è stata la cosa più bella che abbiamo mai visto. La scena più bella che abbiamo mai, a cui abbiamo mai assistito. Donna di 14 anni. Sono a un pranzo di famiglia. Sono seduta vicino a mia cugina di secondo grado. Sono sicura al 100% di averla vista in un porno. E non lo stava facendo quel suo ragazzo. Vabbè. Comunque ragazza, la cosa minore, perché no, infatti un porno è, cioè, il porno il cazzo. Poi al 100% sei proprio convinta che sì, lei. Sì, vabbè, cazzo, è un sosia. L'ho vista anch'io, è lei, cazzo. Cioè. È lei, posso. Mia sorella ha un bambolotto con il pene e io e il mio fidanzato lo prendiamo per il culo, ma loro non sanno che una notte, quando loro non ci sono il pomeriggio, io mi ci masturbo. A parte, ma come cazzo scrivi? Ma poi no, infatti, ma come scrivi? Ma più che altro che mente malata, cioè, ti immagini mo la sorella tutto che bello pisellino. Cioè, la sorella ha un freno. Magari la sorella se lo mette pure. Capito, perché è piccolina, senso ciucciato, mamma mia che scrive. Sì, vabbè, non era bella scena comunque. No, quando avevo 10 anni ero in camera dei miei. Cercavo una maglia di mio padre nel suo armadio, a un certo punto dietro le camicie trovo una ventina di DVD e cassette porno. Non guarderò mai più un mio padre allo stesso modo. Cioè, vecchio marpione del papà. Vecchio trapano, vabbè, ma chi è? Quali sono i genitori che non c'hanno i cassette porno? Infatti, quali sono? E mio padre non gli ho mai sgamato. Può essere che ce l'ha, però non sì, ma sicuro le pare che ce l'ha. Sì, mo devo controllare meglio. Meno me in culo io. Allora, uomo di 17 anni, in prima media non avevo ancora ben chiara la differenza fra crisere e clitoride. Un giorno non cagavo da 4 giorni, disse la mia mamma. Mamma, mi sarebbe proprio un bel clitoride. La faccia della mamma. Ho capito come nascono i video da boom. Mom and son. Te lo do io, figlio. Porca. Mamma, mi serve proprio un bel clitoride. E bastava chiedere. Oddio, no, sono genale. Genale, soprattutto. Vagina. Vaginale.
Questo sta malissimo. Questa è paranoica. Donna di 15 anni. Ogni volta che vedo un camion sulla strada mi fermo e corro il più lontano possibile per paura che esso possa sbandare, finirmi addosso e uccidermi. Mamma, lascia, non gira per strada, eh. Cioè, ma che film stiamo... hai visto te? Final Destination, non c'è manetta. Donna di 17 anni. Ogni notte, anche se c'è molto caldo, sotto la maglietta mi ci metto una canottiera, perché la notte non metto reggiseno. Lo faccio perché la notte, se entrano i ladri, non li ammazzo a zizze di fuori. Ho una spada. Sì, sto molto male. 10 euro a chi sotto ci fa la prosa e ci spiega che cazzo ha detto. Scusa una cosa, se tu c'hai la maglietta e li ammazzi con la spada, hai comunque la maglietta, non è che devi ammazzarli anche con la cannonata. Comunque ragazzi, questo era l'ultimo in segreto di oggi. Se vi è piaciuto facciamo 4000 like. È stato un bel clitoris, è un bel video. Dopo mi danno a fare un po' un clitoris perché non caduto troppo. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto lasciate 4000 like. Noi ci vediamo al prossimo video e dai canali è tutto. Bella. Ciao. Mamma mia, che brutta cosa. Francesco Soli, boom.